Bentornati ragazzi, sono Silvia Sbaffi. Oggi insieme andremo a scoprire la preparazione di un piatto genuino e tipico della nostra cucina italiana. Sto parlando di gnocchi di patate fatti in casa. Io li preparavo sempre quando ero piccola con mia nonna Maria. Devo dire che preparare i gnocchi è un momento molto bello e caloroso per riunire tutta la famiglia. La ricetta non sarà difficile, ma necessita di giusti accorgimenti per ottenere una corretta consistenza. A fine video inoltre vi mostrerò tutte le modalità di conservazione di questo prodotto. Iniziamo con l'indicare gli ingredienti che ci occorreranno. Un chilo di patate, io ho preso le mie di casa, quelle vecchie, anche voi vi consiglio di prendere la patata vecchia perché sarà ricca di amido e povera di acqua. 350 g di farina, anche questa non è in modo assoluto, dipenderà dal tipo di patate che andrete a utilizzare. Sale e uovo. Andiamo a lessare le patate con la buccia, le mettete in acqua fredda e da quando inizia il bollore le fate cuocere per 35-40 minuti. Una volta pronte le patate sono andata a sbucciarle. Prima di schiacciarle disponiamo la farina a fontana sulla nostra spianata. Ovviamente ce ne metto non tantissima perché poi dopo la riutilizzerò. Inizio prendendo lo schiacciapatate e le patate. Potete anche farlo con la forchetta, schiacciarle. Vado ad aprirle. Per mettere l'uovo non è fondamentale, se non lo mettete vi ricordo di aggiungere 50-60 g di farina in più e un pizzico di sale. Diamo una mescolata all'uovo e ora è giunto il momento di affondare le nostre mani nell'impasto, le andiamo a maneggiare. Lo scopo sarà quello di ottenere un impasto morbido, compatto e omogeneo. Aggiungerò la farina poco alla volta. Non c'è bisogno di una lunga lavorazione, altrimenti otterrò un gnocco duro. Dobbiamo andare a formare un panetto, ma se sentite che l'impasto è ancora umido, aggiungete come me un po' di farina sulla spianata. Una volta formato il panetto siamo già un passo avanti, infatti andiamo con un coltello a prelevare delle porzioni che poi andremo a modellare con le mani fino a formare un rotolino. Taglierò poi a tocchetti di lunghezza più o meno uguale. Porre gnocchi nel vassoio che ho appena infarinato. Eccoci qua, i gnocchi sono pronti per essere buttati in acqua e appena li vedrete salire con una schiumarola li andrete a togliere e li tufferete nel vostro condimento. Ma se come me anche voi non li consumate subito, ma il giorno dopo, io per esempio li faccio domani a pranzo, allora in questo caso ho messo i gnocchi appunto in un vassoio separati tra di loro e li andrò a coprire con un canovaccio pulito, li terrò fuori dal frigo in modo che non assorbono l'umidità diventando così monolicci, evito questa cosa e li deposito in un luogo fresco e asciutto. Ovviamente questo non è molto adatto per il periodo estivo. Se decidete di consumarli in un altro momento, bisogna congelarli. In questo caso andrete a mettere il vassoio nel congelatore, distanziate i vostri gnocchi e li terrete per 40 minuti. Poi dopo li andrete a togliere e li metterete in un sacchetto apposito dove potete lasciarli anche nel congelatore per 2 mesi. In questo caso quando li ritirate fuori, li buttate direttamente in acqua bollente in modo che lo gnocco non si spappoli, non perderà la sua consistenza.
Ragazzi, il video è terminato, spero di essere stata utile e di avervi chiarito i vostri dubbi. Se avete delle domande da farmi, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se vi siete trovati bene, la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like. Per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, iscrivetevi pure al canale. Ciao ragazzi, alla prossima ricetta!